colosso dell'elettronica. Questa è la definizione con la quale viene sempre presentata Sony. Indubbiamente lo è, ma non è solo questo. Nella sua offerta ci sono tantissimi prodotti, prodotti che si rivolgono a un pubblico fortemente eterogeneo. Ebbene, Sony ha deciso di cambiare volto, di essere più vicina ai consumatori, parlando loro di tecnologia in maniera più semplice e appassionata. Fino ad oggi è stata identificata come l'azienda rivolta all'uomo di mezza età benestante. Oggi non più. Donne giovani, ad esempio, devono entrare a far parte della famiglia. La comunicazione deve essere rivolta anche a loro. In questo rinnovamento rientra il progetto del nuovo sito, aperto a tutti ma espressamente rivolto al pubblico femminile. Oltre a novità e informazioni, il sito si propone come community. L'approccio è in stile rivista femminile, allegro e colorato. Il grigiore è alle spalle. Il portatile che più portatile non si può si chiama Air ed è stato costruito da Apple. Spesso meno di 2 cm, pesa poco più di 1 kg. Può montare un disco fisso allo stato solido. Pare fatta apposta per il fotografo. Sta comodamente nella borsa delle fotocamere e si collega a internet via wireless o Bluetooth. Basta scaricare le immagini dalla fotocamera nella sua memoria e sono pronte per essere spedite via mail. Monta anche una videocamera per registrare direttamente. Ed è la videocamera che stiamo usando in questo momento. Si chiama Modo Stidi, è una particolare impugnatura dedicata alle videocamere amatoriali. Serve per eseguire riprese in movimento a mano libera. È la versione semplificata della Steadicam professionale. Al posto di molle e contrappesi, in questo caso si usa un sistema molto più semplice ma efficiente. Vediamo come funziona. Cordless, sistemi home theater, televisori a schermo piatto. Philips propone soluzioni sempre più all'insegna del design raffinato. Tecnologia e design, in effetti, sono oramai un obbligo per le aziende che si occupano di intrattenimento. Lo abbiamo visto alla recente esposizione delle novità Philips. Non si tratta però di un qualcosa fine a se stesso, bensì di una continua ricerca per soddisfare un pubblico sempre più esigente. Nella nuova collezione spicca il televisore da 42 pollici con cornice dal colore cangiante in sintonia con ciò che si vede nello schermo, un modo per rendere ancora più rilassante la visione. Chi cerca un audio di qualità lo troverà nel nuovo sistema di altoparlanti con diffusori angolari e comandi touchscreen. Le radiosveglie, invece, diventano anche cornici digitali. Ricordate Mohamed Al-Dura? Il bambino palestinese che un filmato trasmesso dall'emittente francese Antenne 2 dava per colpito a morte dai soldati israeliani. Era il settembre dell'anno 2000. L'episodio diede inizio alla seconda intifada. Ebbene, era tutto falso. Anzi, oltre che falso, ricostruito a bella posta. Il primo ad avanzare seri dubbi sul filmato di Antenne 2 fu, poco tempo dopo l'episodio, il giornalista indipendente Philippe Carsemy. Fu citato in giudizio dalla emittente. In questi giorni il Tribunale di Parigi ha visionato tutti i 27 minuti del filmato originale e non solo il montaggio delle sequenze trasmesse da Antenne 2. Dopo ha dato ragione a Carsemy. Non solo il piccolo Al-Dura non venne colpito dal fuoco dei soldati israeliani,
ma nemmeno dalle pallottole dei palestinesi, come si era ipotizzato esaminando la possibile traiettoria dei colpi e la testimonianza di altri cameraman presenti. Nel filmato originale, negli ultimi minuti del filmato, si vede il piccolo sollevarsi da terra e sorridere verso il padre accucciato accanto a lui. E terminiamo con un paio di notizie brevi. Dalla prossima settimana Sigma inizierà la distribuzione di una lente addizionale destinata alla sua compatta di più 1. La lente addizionale permetterà le riprese a distanza ravvicinata. La di più 1, lo ricordiamo, è l'unica compatta in commercio che usa il sensore Foveon, lo stesso che equipaggia la Reflex Sigma SD14. Da Fujifilm, invece, arriva la notizia di una nuova compatta siglata A850. La nuova compatta ha un sensore da 8 mega e uno zoom da 3 ingrandimenti. A disposizione ci sono ben 14 programmi di ripresa automatica. Ben ritrovati, in questo nuovo tutorial vedremo come modificare in modo semplice e veloce i colori di un'immagine. Proviamo ad esempio a cambiare il colore di questo giallo. Apriamo un livello di regolazione tinta saturazione, eccolo qui. Andiamo a selezionare il giallo e facciamo clic sul giallo. Qui abbiamo il nostro intervallo dei gialli, che va da gialli un po' aranciati a gialli con una tonalità verdina. Il giallo del nostro cono è un giallo molto chiaro, molto elettrico, per cui noi riduciamo l'intervallo e diciamo allo strumento che andiamo ad agire solo sui gialli molto chiari. Spostiamo, guardate cosa succede spostando il cursore della tinta, lo sposto verso destra e porto all'interno della mia area dei gialli i verdi, infatti il cono si sta colorando di verde. Se lo sposto verso sinistra porto all'interno della mia area dei gialli i rossi e il cono si colora di rosso. Bene, vi ricordo che questo tutorial lo troverete in formato PDF stampabile dal sito pmstudionews.com e buon lavoro da Daniele Robotti.